Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di quest'anno. Insomma, siamo arrivati a Caserta Vecchia per testare la A6005. Una delle cose che più apprezzo è la stabilizzazione del sensore, che è davvero fantastica di questa macchina. Sony A6005. Beh, che dire, una bella macchina. Sì, riassumo subito quella che sarà tutta la recensione, perché voglio farvi capire il mio punto di vista. Io ho sempre utilizzato macchine reflex, quindi parliamo di macchine corpi macchina sempre molto grossi. Per un periodo di tempo ho avuto una GH4 che mi aveva deluso tantissimo, specialmente sotto l'aspetto fotografico. Quando ho deciso di testare e di provare una A6005, un'altra mirrorless che non fosse di casa Panasonic, con tutto che era uscita la GH5, dove tutti quanti ne parlano benissimo, ho avuto modo di provarla ed è vero, è un'ottima camera. Secondo me quel tipo di macchina con quel tipo di sensore, un sensore abbastanza piccolino, quindi parliamo di un micro 4 terzi, non è assolutamente paragonabile a un sensore APS-C Exmor da 24,2 megapixel, se non vado errato, di questa camera. Questa, come la sorellina minore, la 6003, con cui condivide praticamente quasi tutti gli aspetti tecnici. Ma in questa qui, nella A6005, sono state fatte delle aggiunte che forse valgono la pena la differenza di prezzo tra la 6003 e la 6005. E parliamo di che cosa fondamentalmente? Parliamo dello stabilizzatore ottico a 5 assi, che, come ho già detto qualche istante fa, è fantastico. Fantastico perché? Perché salva davvero le condizioni. Io ho girato queste immagini di prova che avete visto con la camera a mano, con un 18-105 f4 della Sony, e quindi quando ero per esempio a 105, quindi ero con uno zoom, io non ho la mano fermissima. Grazie allo stabilizzatore sembrava che le immagini fossero già state stabilizzate in post-produzione, quindi già avevano quel tocco di fluidità in più e soprattutto non tremolavano. Differenza che ad esempio ho notato con altre macchine, come quella con cui sto registrando, e poi ne parleremo un pochino più avanti di questa, che ha uno stabilizzatore digitale a 5 assi, ossia fa la stabilizzazione dell'immagine direttamente in camera. Avere una macchina con il sensore stabilizzato, come anche altre mirrorless, attenzione, ad esempio GH5 anche ha lo stesso sistema, è tutto un altro mondo. Ma perché questa macchina è davvero funzionale? Allora, prima di tutto è un corpo leggero. Corpo leggero che, per chi è abituato ad avere una reflex all'interno dello zaino, quando proverà questa dirà sì, vabbè, e il resto è una considerazione che ho fatto anch'io, nel senso che come corpo macchina praticamente con due di queste ci faccio un 80D, due di queste con tutta la batteria all'interno. Il peso è molto leggero, adesso non ricordo la specifica precisa, ma il reale peso della camera è davvero bassissimo, quindi per chi fa street photography, per chi fa travel photography, parliamo anche di video naturalmente, quindi per chi la mette nello zaino e deve camminare, viaggiare, la scelta della mirrorless è davvero un'ottima soluzione, non solo per il peso ma anche per la compattezza. Ma la macchina realmente come si comporta? Bene, dal lato fotografico mi ha davvero sorpreso. Grazie al processore migliorato rispetto all'A6003, questa macchina riesce ad avere un buffer per gli scatti in raffica ed è capace di farne 11 al secondo, di più di 400 fotografie in JPEG e quasi c'è qualcosina in più di 100 scatti in RAW in conseguenza, quindi ha un buffer davvero ottimo per un corpo macchina così piccolino. E per quanto riguarda i video invece, beh, mi sono divertito tantissimo. Lo avete visto dalle immagini,
il file che tira fuori grazie alla presenza anche dei profili S-Log2 e S-Log3 di Sony, che sono dei profili fantastici per recuperare gamma dinamica sia nelle basse luci che nelle alte luci. Mi sono divertito a giocare sia mentre riprendevo che in fase di post produzione. Rispetto a tutte le altre macchine Sony, questa finalmente ha il touchscreen, quindi ha uno schermo tattile, ma attenzione, schermo tattile solo per la messa a fuoco. Infatti in tutte le altre funzioni della macchina, come ad esempio all'interno del menu, il display tattile non funziona, quindi possiamo soltanto utilizzarlo per la messa a fuoco. Ma abbiamo parlato di tutti i pro di questa fantastica mirrorless, ma quali sono i contro? Beh, ci sono dei contro. Il primo contro sono questi ciondolini qui, che fanno un rumore maledetto. C'è chi li stacca, chi li taglia. Io ci metterò un pochino di scotch per mantenerli, per non fargli fare rumore. A parte gli scherzi, due degli effetti che ho riscontrato tantissimo all'interno di questa macchina sono la gestione del menu, che anche se rispetto ad altre macchine Sony è stato ridisegnato per essere leggermente più intuitivo e veloce da utilizzare, comunque rimane non intuitivo e difficile da utilizzare. Io comunque per cercare una funzione, anche se ricordo dove si trova, ci metto 2 minuti per riuscire a trovarla ed utilizzarla. E seconda dei contro che io tengo a sottolineare di questa macchina è la batteria. Batteria che dura 30 minuti, non di più. Io mentre giravo quelle immagini, avrò girato per circa 1 ora e 30, ho consumato 3 batterie. Batterie che non sono grandissime, anzi qui non ce l'ho manco installata, batterie che non sono grandissime, sono da circa 950 mAh, e questo è un problema di Sony, il fatto che a batteria la macchina non duri tantissimo. Ma a differenza di tutte le altre, questa ha una funzione fantastica, dato che la batteria dura poco, di poterla mettere in carica con un power bank. Quindi è possibile utilizzare, grazie allo spinotto micro USB che troviamo qui al lato, con la batteria inserita naturalmente, possiamo mettere in carica la batteria stesso all'interno della macchina e fare in modo che la macchina utilizzi la corrente del nostro power bank. Quindi ci consente di utilizzarla molto ma molto più a lungo, senza dover cambiare necessariamente la batteria. Ora arriviamo alla domanda che tutti quanti stavate aspettando: ma ad alti ISO come lavora? Come lavora con le basse luci? Beh, devo dire la verità, sono rimasto abbastanza sorpreso. Ho fatto qualche test e come potete vedere, con gli ISO standard, quindi parliamo dai 100 fino ai 1600, che sono gli ISO che tutti quanti quando facciamo video utilizziamo, la macchina si comporta abbastanza bene. Grande rumore non ce n'è. Anche se continuiamo a salire, arriviamo anche a 3200 e a 6400, la faccenda è ancora accettabilissima. Naturalmente più andiamo oltre, quando arriviamo ai 12.000 ISO, ai 25.000 ISO, è naturale che vedremo grana. E mi starete chiedendo: ma la differenza, c'è differenza con un A7S Mark II, dato che la 3 ancora deve uscire? Sì, beh, c'è differenza. E c'è la differenza proprio strutturale della camera. Questo sensore è un sensore da 24 megapixel APS-C. Cosa significa APS-C per chi di voi non lo sa? Apriamo una parentesi. APS-C significa che il sensore prenderà una porzione della lente, e quindi se mettiamo un 10 mm davanti dobbiamo dare un fattore di crop alla lente di 1,6. Quindi va fatto 10 per 1,6 diventerà 16, questo è il calcolo matematico. Quindi se ne montiamo un 10 mm qua davanti diventerà un 16 mm. Chiusa la parentesi, questo è un sensore APS-C a 24 megapixel, mentre l'altro, quello di Sony A7S2, è un sensore full frame, quindi molto più grande, da 12 megapixel, quindi ha una densità di pixel molto inferiore rispetto a questa qui. E questa cosa permette a quella camera di ridurre drasticamente quello che è l'impatto su quello che è il rumore dovuto agli alti ISO, proprio perché la densità di pixel è diversa rispetto a macchine di questo genere qui. Non si potranno mai raggiungere ottimi risultati con sensori piccoli ma con tanti megapixel, dovrà essere sempre al contrario, sensori grandi con pochi megapixel. Tutto il materiale che avete visto girato, tutto quanto girato in 4K a 60 megabit al secondo, ma questa macchina ha la possibilità di girare anche a 100 megabit al secondo se inseriamo all'interno delle schede, delle SD naturalmente parliamo, da 1000x, quindi quelle lì con velocità di scrittura di almeno 95 megabit al secondo. Il file cambia, decisamente cambia come file, specialmente se giriamo a 4K, abbiamo molte più informazioni.
me ne sono reso conto in color. Se dovete fare dei progetti dove sapete che c'è da lavorare tanto in post produzione, vi consiglio nel caso di utilizzare il profilo a 100 megabits al secondo, che non è quello dei, non sono i 400 megabits al secondo della GH5, che però ha sempre il sensore più piccolo rispetto a questa. Insomma, siamo giunti a conclusione di questa recensione. Io spero che questa recensione vi torni utile nell'eventuale scelta di questa camera. Io ve la consiglio, l'ho detto già a inizio video, per me è un'ottima camera. Tra le altre cose, qui all'interno della descrizione vi inserisco il link dove andare a vedere la migliore offerta per la Sony A6500, che non è Amazon, ma andate a cliccare qui sotto per scoprirlo. Se avete delle domande potete scriverle qui nei commenti, io vi risponderò, potete seguirmi su tutti i vari social e non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così da essere sempre aggiornati sui nuovi progetti e tutte le nuove uscite. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.